Eccoci qui ritornati dopo qualche minuto di pubblicità d'Aria Gol. Stavamo analizzando i temi del Napoli, Napoli-Udinese, gli infortuni, i cambiamenti, Ancelotti, il mercato. Parleremo tra poco anche di Europa League, ma ovviamente il fulcro, caro Marco, sono sempre i tifosi e soprattutto il Assolutamente. rapporto dei tifosi con una persona che ancora non abbiamo nominato, stranamente. Stranamente, anche se indirettamente, molti Anche dei se discorsi che abbiamo fatto indirettamente riguardano lui. passano tutti per lui, il presidentissimo Aurelio De Laurentiis. Sì, perché quando mi ha invitato mi sono divertito a immaginare un siparietto tra un tifoso e il presidente a proposito dell'argomento clou, insomma, su cui divergono le opinioni tra tifosi e presidente, che è sempre il mercato, ovviamente. Eh sì, sentiamo, sentiamo. Senta, presidente, glielo chiedo gentilmente, non sia così sfuggente, voglio un Napoli vincente. Guardi, io le dico con il tono di un amico, non si preoccupi, stia calmo, che tra un po' aggiorniamo l'albo. Per un po' cosa si intende? Che ogni volta che lei vende un campione, un suo gioiello, non compra l'ombra di quello che chiamano top player, nonostante le preghiere di gran parte dei tifosi. Compra giovani forti, direi anche talentuosi, ma che in fin dei conti, in tutta onestà, non fanno fare al Napoli il salto di qualità. Ma lei come si permette di dirmi come fare a vendere, a comprare? A che pro lei si intromette? Io sono un imprenditore, grande intenditore di calcio e le faccio notare che il bilancio era in rosso quando volli recuperare il Napoli dal fosso. Siete ingrati? Fatemi capire. Adesso è sempre verde, ma allora ve lo devo proprio dire. Siete Siamo in fascia protetta, quindi non diciamo niente, ma è bravi, è fantastico il nostro Non Benito, ha rispondi più, ma non analizzato rispondi più. perfettamente la No, situazione. esattamente. Ma il problema è proprio quello: rispondendo non è tanto vendere, ma il sostituire chi siete venduto. È tutto lì il problema. Sì, era insomma Tutto da un il punto di vista fulcro, proprio la progettuale. richiesta del Ma top siamo in player, ultimo, che no? chissà se mai arriverà, Sì. anche se. Tra l'altro, il bilancio adesso non è neanche più in verde, come dice la canzone, appunto, la filastrocca, Questa è perché insomma la quest'anno scusa che viene è stato il primo anno che è andato in rosso il Napoli a livello di bilancio, quindi c'è questo piccolo, diciamo, sliding doors della canzone. Proprio in rosso no, se n'è andato forse in rosé, ma non proprio in il rosso, rosé, no, il non rosé. certo come era in rosso quando lo ha Certo, no, recuperato dal comunque fosso. dovrebbe essere un bilancio di 15 milioni di euro lo scorso anno. Quest'anno dobbiamo vedere, ovviamente, con la Champions League, l'Europa League, le cessioni di Hamsik, sarà sicuramente in positivo. Come andrà? Luigi, ti è Sì. piaciuta la canzone? Certamente, bravissimo. È bravissimo, è vero, ma la domanda della settimana, prima di parlare dell'Europa League, è i sediolini al San Paolo. Veramente Ci si potrebbe una scrivere un querela, album sui esatto, un sediolini. album sui sediolini al San Paolo, colorati, blu, quanti, oggi, domani, dopodomani, Marco. Ogni settore c'ha il suo colore. Esatto, hanno persino proposto di mettere dei piccoli LED con una videochiamata a casa del tifoso e quindi poi esce il viso del tifoso quando c'è Abbiamo la problemi noi con la telefonata. tribuna stampa, No, figuriamoci. vabbè, lì proprio sfondi una porta aperta, una querella, Marco, veramente tragicomica, possiamo dire. Hai detto tutto tu, ti dico, hai detto tutto tu perché effettivamente è un qualcosa su cui si dovrebbe intervenire, vista la condizione scadente, non so dire altro, nel senso che è veramente un punto su cui bisognerebbe lavorare e modificare quello che non solo tutta la struttura del San Paolo, ma almeno il posto in cui un tifoso va a usufruire dello spettacolo dovrebbe essere degno, e non lo è, Bravo. Tra l'altro è un peccato effettivamente. perché il San Paolo è una struttura molto fatiscente, quando invece ha un pubblico meraviglioso, cioè quest'anno un po' meno come media spettatori, però l'anno scorso faceva 40-45 mila spettatori in media a partita. È verissimo. Germano, vai al San Paolo, in che settore vai abitualmente Io con il club? veramente in poltrona a casa mia. Ecco, non è Scherzavo, problemi di sediolini, non no. sediolini. No, in curva. In Mi piace curva. la curva.
che mi sento tifoso e quindi mi piacciono tutti quei cori di essere partecipe. È vero. Mi sembra che uno sta un po' più teatro, frenato, diciamo. Più frenato, curva, diciamo. Curva A, Gaeto 17. Ah, quindi proprio il cuore pulsante. Diciamo che poi il San Paolo non è all'altezza del pubblico di Napoli. Ci vorrebbe qualcosa di più... Bravo. Ah. Della città. È vero. Parliamo anche ovviamente di Europa League, perché al San Paolo tra un mesetto, Benito, arriverà un certo Arsenal, che una squadra nuova che non abbiamo mai sentito. Molto giovane, senza storia, senza campioni. Una partita agevole, però siamo soddisfatti di questo sorteggio. Direi meglio prima che dopo. Esattamente, molti si sono lamentati, però... Quando si vuole vincere una coppa bisogna affrontare anche le squadre blasonate per misurare anche il proprio valore, no? Ricordo molto bene quando il Napoli pescò il Wolfsburg con Benitez in panchina e poi vinse due partite, una più bella dell'altra, se non sbaglio 9 gol tra andate e ritorno, segnati da Napoli, e 4-5 adesso a Wolfsburg, adesso non ricordo, 5-2 e 4-2, una cosa simile, vado a memoria ovviamente. L'Arsenal è una bella squadra. Non ci sono dubbi, una Emery ha riportato quell'entusiasmo che era andato perso con Wenger, è arrivata alla fine dopo 28 anni di storia sulla panchina dell'Arsenal, è una squadra che ha modificato il suo modo di giocare, perché dopo anni di 4-2-3-1 è passata al 3-4-1-2, poi dipende dalla presenza o meno di Ozil in campo, che è sicuramente il giocatore più forte, ma anche il giocatore più discontinuo che ci sia nell'universo, direi. Speriamo di incappare nella giornata discontinua. Speriamo. Ha due attaccanti che segnano grappoli di gol, sono Aubameyang e Lacazette, con Torreira, che doveva andare a Napoli, tra l'altro, e Xhaka in mediana, riesce comunque a trovare equilibrio. Però è una squadra dai due volti, una squadra che in casa gioca benissimo, segna tanto, subisce anche poco, fuori casa però è una squadra che può perdere contro chiunque, può perdere contro il Napoli, ma può perdere anche contro l'ultimo in classifica, il Crystal Palace per esempio, o il Southampton. È una squadra che l'abbiamo vista anche con il Rennes ha perso 3-1 fuori casa, quindi io direi che non sia così scontato che il Napoli debba per forza uscire. Certo. Anzi, io credo che abbia tante possibilità di superare il turno, anche perché il ritorno ce l'ha in casa, e il ritorno è la partita più importante, l'abbiamo visto pure con lo stesso Arsenal, che ha vinto 3-0 in casa poi all'Emirates contro il Rennes proprio la scorsa settimana. Purché il Napoli faccia il Napoli. Esatto, purché il Napoli ovviamente sia in condizioni ottimali. Certo. Da questa sfida sicuramente uscirà la vincente, la finalista, perché chi passa andrà a fare la finale. Credo. Sì, sicuramente credo l'altra squadra forte. Tra Villarreal e... c'è l'altra spagnola, Valencia. Perciò la semifinale si farà con una delle due, quindi si andrà in finale. Sì, speriamo di trovare il Chelsea dall'altro lato, perché assolutamente che il Chelsea arriva in finale sicuramente. Col Chelsea sarebbe molto romantico come bravo. Anche se non sappiamo ancora se Sarri ci sarà o non ci sarà, perché le sirene spagnole parlano di un suo eventuale esonero. Quindi, se non è stato esonerato fino ad ora, io credo che sia difficile che venga esonerato a fine marzo, inizio aprile. Tra l'altro, ma ne parlavo in settimana proprio, che dopo la sconfitta di domenica, che ne parlavano. A due punti dal Tottenham in campionato, quarto in classifica, quindi diciamo è ancora in corsa per l'obiettivo. Però con l'Arsenal ci sono due sliding doors di mercato. Vi ho detto Torreira, che doveva andare a Napoli in estate. Poi l'Arsenal ha pagato 35 milioni, quindi ha super pagato una clausola che era ferma a 30. Ma soprattutto, non so se vi ricordate, Mustafi, ex Sampdoria, che poi è andato via in Germania, e adesso poi due anni fa è stato comprato dall'Arsenal. L'Arsenal con questa difesa a 3, con Szczęsny, che è il capitano, Mustafi e Sokratis Papastathopoulos, un'altra conoscenza italiana, ex Milan, ex Genoa, ha messo un po' a posto questa difesa che però traballa. C'è anche Leno, tra l'altro, a porta. Non so se vi ricordate l'estate, certo. Napoli. Ma secondo me, un buon portiere. 55-60% Napoli. Sì. Sì, sicuramente Napoli ha più possibilità, soprattutto perché ritorna in casa. Sono pienamente d'accordo anche io. Sono due squadre che stanno sullo stesso livello, non una è più forte dell'altra e non l'altra più dell'altra.
ma sicuramente vale molto come si scende in campo, con quale mentalità si affronta la partita. E io sono fiducioso sempre sul nostro allenatore Ancelotti, che sa come preparare questa partita. Penso proprio che il Napoli avrà qualcosa in più, qualche chance in più. Esatto, rispetto all'anno scorso, o meglio gli ultimi 3 anni, ha un allenatore che sa giocare queste partite, ha giocato queste partite, ha vinto queste partite nel corso del tempo. Ha vinto 3 Champions, ragazzi, cioè non, vabbè, l'esperienza insegna, cambia, quindi, molto, cambia, no, molto. Cambia, però no, io non sono d'accordo che conviene la prima partita, è un vantaggio giocare prima fuori casa. Secondo me la vedo un po' diversa, era meglio giocare prima in casa. No, però, credo, tranne però se non, prendi un'imbarcata in trasferta, dipende dal risultato, puoi recuperare in casa. No, ma non è facile, sì. Non è facile dopo a cercare il risultato per forza in casa, nervosismo e tante cose, una minima cosa storta e sei fuori. Invece, giocando prima in casa, cercate di non subire gol, anche un 1-0, là te la giocavi, andavi con l'esperienza di Ancelotti che ha in queste partite di Coppa, era un vantaggio. Se poi spero che non avremo problemi. Sì, l'unico problema però riguardo questo discorso è che l'Arsenal è una squadra che gioca bene in casa, cioè è proprio la differenza di prestazioni dell'Arsenal in casa e fuori casa, perché in casa è una squadra fortissima, sì, fuori ma casa lo so. Però, non è che noi siamo da meni, però. Certo, no, questo, ciò dicevo, ed è meglio fuori casa. Giocando prima fuori puoi permetterti, cosa che il Napoli magari gli anni scorsi non era tanto in grado di fare una partita un po' più raccolta, non vorrei dire, ma tra virgolette alla Juve, come fa la Juventus, e cercare di non subire troppo quando vai all'Emirates, magari fare un gol e poi in casa mostrare tutto il tuo potenziale. Quindi secondo me è un vantaggio giocare fuori, perché ti permette di essere un po' più calcolatore. E tra l'altro quest'anno in Champions League il Napoli ha dimostrato che fuori casa può dire il fatto suo. A Parigi meritava di vincere, ha pareggiato 2-2 diciamo all'ultimo secondo con gol di Di Maria. Quindi io non sono d'accordo che giocare fuori casa prima sia meno vantaggioso. Marco, sei stato d'accordo? Ovviamente noi non siamo allenatori, neanche lontanamente, quindi possiamo fare solo un pur parler. Sei stato d'accordo della gestione della gara di Ancelotti a Salisburgo, del Napoli? Per la serie segniamo, lasciamoli sfogare, gestiamo quella partita. Sì, non so neanche quanta colpa sia da attribuire solo ad Ancelotti e quanta colpa sia da attribuire ai calciatori, perché una volta che tu vinci 3-0 in casa e segni dopo pochi minuti il primo gol, un po' con la testa sei già ai quarti di finale, e questo per quanto Ancelotti possa cercare di intervenire, ci sono comunque 11 teste che già pensano al turno successivo e che magari pensano alla gara di campionato successiva, e si è visto insomma un po' di spaesamento da un punto di vista della concentrazione, una scarsa concentrazione, quindi un calo mentale. Ma nelle coppe è normale, perché sono partite che durano 180 minuti, quindi segnando un gol, l'ha detto pure Ancelotti, che la squadra in pratica già pensa alla partita successiva, esatto. Quindi nelle coppe è normale, se noi guardiamo la Juve, allora che si guarda? Mica si guarda che ha perso con l'Atletico Madrid fuori casa 2-0 e poteva perdere pure 4-0, si parla del passaggio della Juve dopo che ha fatto la remontata in casa. Certo. Una partita perfetta, assolutamente. Benito, parliamo anche un po' di nazionali, perché ci sarà la sosta. Fabian Ruiz è rimasto a caso, Ospina. Sì, è tornato dal ritiro. Esatto, persino ha subito un piccolo ricovero, perché non è stato bene. Ospina ovviamente anche a riposo. Certamente. Tanti convocati invece per il Napoli, che settimana... Tranne Meret. Esatto. Tranne Meret. In Under 21. Eh sì, però c'è sicuramente quest'estate c'è l'Europeo Under 21 in Italia, ricordiamo finale a Reggio Emilia, ma per Stadium il 30 di giugno, quindi è un appuntamento che l'Italia deve preparare bene, perché può vincere questa competizione, mai come quest'anno abbiamo tanti giovani, Pellegrini andrà in nazionale, Chiesa, Barella sono tutti nazionali Under 21, Cutrone sarà la punta centrale, titolare, quindi la rosa c'è quest'anno. Diciamo che tra qualche anno avremo anche un'ottima nazionale maggiore. Nel frattempo attendiamo. Però io mi aspettavo sinceramente che Meret venisse convocato in nazionale, anche perché è in grandissima crescita. Un portiere fantastico. Sì, è un portiere molto tecnico.
lo reputo un portiere molto tecnico, magari meno esplosivo, no, nella sua fisicità rispetto ai Donnarumma, ai Cragno, però è un portiere che è sempre sul pezzo. Vero, vero. Ha fatto un errore contro la Juventus perché non doveva uscire, al di là che l'ha toccato meno, il regolamento dice che comunque andava espulso, però è stato l'unico errore, secondo me. L'errore, che... ma secondo me, non è troppo il suo, insomma. L'errore è di Marquì, che ha sbagliato il passaggio. Però ti trovi in una situazione in cui Cristiano Ronaldo ti punta... Lui non doveva andare verso questo. Torniamo un po' indietro, io non sono d'accordo. Il regolamento dice che lasciamo perdere l'aspetto del regolamento, bisogna leggerlo. L'intenzionalità. Perché l'intenzionalità... Anche se non ha compito, c'è l'intenzione. Ma tu lo devi fare, cioè tu lo devi andare con l'intenzione di farlo male. Quindi lui non è andato con il regolamento parla molto chiaro. Sì, il regolamento dice pure che sì, però in pratica lui non era più l'ultimo uomo, perché ci stava Isaias. Non sarebbe mai arrivato, Comunque Ronaldo lì avrebbe segnato. Ma no, anzi, forse era meglio. Ne abbiamo già parlato. Ronaldo, come ha toccato la palla, si è tuffato. Non ha cercato. Non sono d'accordo, lui ha alzato la gamba perché altrimenti sarebbe stato tranciato da Mert. Quindi lasciamo stare un attimino. No, perché questo, lui comunque, lo poteva solo ammonire. Al di là di questo. Ma scusa, ma che cambia? Un mezzo metro fuori aria, un metro dentro all'aria, rigore e ammonizione. Giusto? Quello è il regolamento. Perché è fuori aria, ultimo uomo. Espulsione, no, l'intenzionalità. Ma lui ci ricordiamo bene l'episodio di Koulibaly a Firenze. Sì, ci ricordiamo bene, è normale. No, dicevo, mi sembra strano che non sia stato convocato, anche perché Sirigu sta facendo una grande stagione, però ha pur sempre 33 anni, quindi un progetto di rinnovamento, Mancini lo sta facendo, e secondo me deve partire anche dai portieri giovani che abbiamo, tre portieri, uno più forte dell'altro, Donnarumma, Meret e Cragno. Diciamo che il posto se lo giocheranno Donnarumma e Meret. Chi è più forte per tra i mondiali? Allora, Donnarumma è un portiere esplosivo, fisico, però tecnicamente non è a livello di Meret, secondo me. Bravo. Cioè fa tanti errori proprio tecnici. Voi non vi ricordate? Meret ricorda Zoff. Le cose difficili le faceva diventare facili. Io in realtà avevo detto più Marchegiani, però... No, non è Marchegiani, non è a quel livello Marchegiani... Era un portiere, un bravo portiere. Ha vinto il campionato, ha vinto Marchegiani, nazionale per tanti anni, è andato al mondiale del 94, un grandissimo portiere. Meret lo diventerà un grandissimo portiere. Oltre 500 presenze in Serie A Marchegiani, quindi non stiamo parlando... non stiamo parlando dell'ultima venuta, no. Di però Meret è un'altra cosa. Meret mi ricorda Zoff, proprio... sicuro di sé nei propri mezzi. Tu non ricorda Zoff. Perché una cosa che c'hai nella testa... Vedo che lui non si sente inferiore a nessuno. Piazzamento, e l'ha pure dichiarato. Voli. E lo sta pure dimostrando, però. Questo è il problema. Lui è un ragazzo che sa stare bene in porta, mantiene bene la posizione e non sbaglia quasi mai, sia nelle uscite e quant'altro, diciamo. Ha fatto belle parate, diciamo, ha salvato qualche risultato. Significa che il ragazzo c'ha la stoffa per arrivare a questi livelli. Se non hai la stoffa e non sei predisposto a certe cose, non ci arrivi. Meret è giovanissimo, ci dimentichiamo. Comunque è fortissimo. Magari io non vedo Donnarumma superiore a lui. Anzi, ma poi hai sentito che ha detto l'intervista? Forse c'ha Donnarumma c'ha un po' di esperienza, perché già c'ha qualche. Esatto, questo. Però diciamo a livello di professionista, diciamo, stanno là. Sì, sì, sono là. Dicevo che una delle ultime dichiarazioni di Buffon ha detto che lui, vedendo Meret in allenamento, si compiace, vede delle cose. Tra l'altro Meret fu convocato da Conte per gli europei, ed è il quarto portiere prima degli europei, quando non aveva ancora esordito né in Serie A né in Serie B, né come professionista proprio, perché già con l'Udinese, con la primavera dell'Udinese, era il più forte, diciamo, portiere dei giovanili, del settore giovanile. Mi dispiace solo che se n'è andato Reina,
perché se ci stava Arena forse diciamo è stato ancora molto ma pure Ospina, con Ospina la è bravo, mentalità è bravo. Con la personalità Ospina, ma Ospina è bravo pure Ospina, sì. Ma Arena, Arena è un altro livello diciamo. Più di carattere ma caratterialmente però Ospina è molto più tranquillo è più facile crescere vicino a Arena che vicino a Ospina secondo me. Difatti quest'anno Arena sta aiutando molto Donnarumma. È molto più continuo rispetto agli anni, gli ultimi anni Donnarumma. Io ho visto solo due partite, ho fatto degli errori Meret quest'anno con l'Inter proprio verso la fine della partita, un'uscita un poco avventata e poi con la Juventus che abbiamo detto, ma qui è più lui che commette l'errore che ovviamente Meret, però in generale è un portiere che secondo me doveva andare in nazionale. Tornando alla nazionale, i convocati sono quelli, non riusciamo a capire perché sia fissato con Lasagna. Che con tutto il bene però mi piacerà come mi piacerà. Piatto domenicale è tornato a segnare Belotti e Belotti è tornato a segnare quindi però attualmente siamo lo in sai quale, che insomma, può darsi male passare ma si parla di portarlo a Napoli comunque, in questo modo ognuno c'ha, diciamo, c'ha le sue idee e quindi cercano quei giocatori adatti a alle loro, ai loro metodi, al loro schema, diciamo, ecco perché penso che chiama Lasagna e non chiama Belotti. Tanto comunque non giocherà perché giocheranno i soliti Chiesa, Insigne e Bernardeschi senza Insigne, punta centrale. No, Insigne non ci sta. Fortunato, certo, dicevo proprio come progetto, sì, come progetto il progetto come... è senza l'attaccante centrale di punta, infatti c'è Immobile che non è proprio un vero attaccante centrale, diciamo, non è una boa. Assolutamente, Marco, abbiamo parlato di Vardy, Moviola, abbiamo qualcosa in caldo dalla chitarra? Abbiamo una rielaborazione di un grande pezzo di Vinicio Capossella, che cos'è l'amor? Diventa che cos'è la VAR? Che cos'è la VAR? La moviola che entra in campo. Tra il tradizionalismo e il riformismo si fa strada. Valuta ogni contrasto, ogni simulazione e ogni intervento killer puntuale. C'è sempre l'espulsione. Che cos'è la VAR? Chiedilo alla porta. Che fortunatamente ha dei sensori che risparmiano gli errori. Come il gol di Montari, che serve di lezione a chi non vuole la tecnologia nel calcio per onor di tradizione. Ai permette, guarda linee, sono la tecnologia. Se sbagli il fuorigioco ti correggo e ti risparmio in agonia. Son corretta ed imparziale. Ma se l'arbitro fischia sono fuori e non ti posso salvare. Che cos'è la VAR? Un elemento essenziale per ridurre o eliminare finalmente la polemica arbitrale. I gol irregolari e le liti dentro i bar. Ma l'uomo è sempre pronto a far la guerra e ora è polemica sul VAR. Ai permette, guarda lì, ne sono la tecnologia. L'arbitro fa il gesto ormai famoso, è arrivata l'ora mia. Sullo schermo le riprese, il gioco si interrompe bruscamente, riprende dopo un mese. Fantastico, bravo. Fantastico. Io voglio un piccolo Marco Breio sul mio comodino che mi mette in musica tutte le esperienze della mia vita. Esatto, tipo che ne so, oggi è lunedì, che tragedia. Grazie. Fantastico, semplicemente fantastico. Noi siamo quasi in chiusura, ultimo giro, ci sarà Roma-Napoli dopo la sosta per le nazionali. Altra partita da proprio non sottovalutare. Va? Dovrebbero recuperare sia De Rossi che Pellegrini, tra l'altro per la Roma una partita più che altro ambientalmente, diciamo, difficile perché la Roma non può è più sbagliare. È troppo variabile impazzita questa Roma. Sì, negli ultimi anni, tra l'altro, ha fatto sempre punti a Napoli la Roma, ecco. Quindi attenzione. Ranieri sa che non può commettere altri errori. Lo so che siamo solo alla seconda partita disputata da Ranieri con la Roma, diciamo, con Ranieri in panchina, però la distanza dal terzo posto, o meglio, dal quarto posto, comincia a farsi un po' più importante, insomma. Io credo che sia una partita dai tre risultati. Il Napoli dovrà arrivarci con tutti i suoi effettivi in ottime condizioni fisiche e mentali. La Roma non sta bene,
il problema non era di Francesco, meglio, era di Francesco ma non a marzo, era di Francesco a novembre, e lì un problema proprio generale, la mancanza del presidente Pallotta, James Pallotta, che gli ha dato una risposta a Monchi, ripresentatosi a Siviglia, tornato a Siviglia Monchi dopo voluto un bene anno. Veramente da tutti, da Nangolano, amato, cioè, amato dalle amato masse, da tutti, esatto. Amato da tutti, ha risposto in maniera molto, molto forte, molto polemica. Forse ha ragione, forse no, non lo sapremo mai, lo sapranno solo lì a Roma, o meglio, forse neanche i romani sapranno questo. E niente, io mi aspetto una Roma arrabbiata, una Roma molto orgogliosa, perché non può fare a meno di essere orgoglioso, ma meno di essere arrabbiata, ma un Napoli che avrà molto, diciamo, molto carattere, molto personalità nel dimostrare di essere più forte, perché non ci sono dubbi, in questo momento è molto più forte della Roma. Germano, che partita sarà? Io penso che la Roma, vedremo, giustamente come dice il collega, che è una mura troppo arrabbiata, metterà in campo tutta la rabbia, si vuole riscattare da quest'annata. Allora, proprio aspettando questa partita con il Napoli, penso che la Roma farà il possibile per poter far bella figura, ma penso che il Napoli vincerà. Luigi? Diciamo che a Napoli è vero che la Roma a Napoli ha preso qualche punto, ma a Roma l'abbiamo anche preso il noi, Napoli a Roma, a Roma abbiamo preso i punti. Certo è una partita difficile, perché la Roma per la Champions è l'ultima spiaggia, ma noi sappiamo quello che vogliamo. Marco? Assolutamente, come diceva Luigi, c'è l'obiettivo Champions della Roma, che è sicuramente più forte come motivazione dell'obiettivo del Napoli, che ha un secondo posto consolidato e effettivamente potrebbe, da un punto di vista teorico, scendere in campo con una verve inferiore rispetto alla Roma. Però è sempre una partita molto sentita dai tifosi del Napoli, si gioca a Napoli ed effettivamente... No, ma si gioca a Roma. A Roma. Giocandosi a Roma, scusate, giocandosi a Roma, il Napoli comunque vorrà andare a fare bella figura. Comunque è sempre un derby. È sempre il derby, sì, del Sud. È una partita sempre molto derby delicata. Del sole. L'ex derby del Sole. Del sole. Speriamo ci eravamo, sarà questo sole. Eravamo gemellati, ma purtroppo. Sì. Bagni ci fece perdere tutto. È vero, tra l'altro è vero che il secondo posto è consolidato, però l'Inter dopo la vittoria del derby... Attenzione, il derby cambia sempre il volto ad una stagione, ad una squadra, quindi io non sottovaluterei, ecco, l'Inter che possa tornare magari un po' più vicino rispetto adesso al Napoli. Io, se fossi Napoli, cercherei di vincere sicuramente contro la Roma per cercare E il Milan invece, Benito? Il Milan dopo 10 vittorie consecutive ha perso il derby, vediamo adesso come ritorneranno tra 10 giorni, spero per il Milan che vada meglio, però sicuramente la lite tra che si e Biglia, vediamo cosa succede, ecco, anche dal punto di vista dello spogliatoio. Sicuramente la nuova società è stata molto forte nel mandare subito i due ragazzi a parlare davanti ai microfoni di Sky e di tutte le altre ovviamente testate giornalistiche. Adesso è una squadra, il Milan, che sa quello che deve fare, però non deve avere paura a fare quello che deve fare. È un po' brutto da dire, ma è così. Però è così. Benissimo, noi cari amici siamo in chiusura. Ringrazio Benito Letizia, grazie mille. Grazie ancora a te, Alessia, e saluto a tutti i tuoi spettatori. Grazie mille a Germano, San Germano, Club Napoli di Cercola. Grazie Alessia, ci vediamo. Saluti a tutti. Grazie anche a Luigi Montella, grazie mille. Grazie sempre per l'invito, sei sempre fantastica. Grazie, anche tu caro Luigi, lo stesso è un pezzo di cuore, come Marco Breio, grazie. Grazie Alessia, grazie Marco, a te, grazie a tutti. Ricordiamo anche dove possono ascoltare la tua musica, visto che hai scritto un po' di cose. Sì, c'è un disco su Spotify, lo trovate, nome Marco Breio, e fatemi sapere. Ecco. Assolutamente, fategli sapere e fateci sapere, io vi do appuntamento sempre qui ad Area Gol, ci potete seguire anche sui nostri canali social su www.teleprima.it, altrimenti classico appuntamento il martedì alle 21:30, alla prossima!